Al birrificio Messina, più esattamente dentro il deposito, con Salvatore Bardetta, uno dei 15 eroi che stanno insomma riportando il sapore della birra nello stretto. Per l'appunto parliamo di questa birra graditissima, tant'è che il magazzino è già quasi vuoto, state riprendendo la produzione in maniera anche più, diciamo, veloce. Sì. Del previsto. Infatti, noi adesso abbiamo fatto sala cottura per una settimana, abbiamo quasi tutti i serbatoi pieni. Dalla settimana prossima in poi riprenderemo a imbottigliare e la birra sarà di nuovo sul mercato. Qual è stata la birra accolta con maggiore favore? Diciamo che forse chi ci sta guardando l'ha già capito. La birra che è stata accolta con maggior favore è stata questa, senza ombra di dubbio. È una birra speciale. Perché? La birra dello stretto premium, perché è una birra fatta con tre malti, due dei quali speciali, e un malto normale, quello che facciamo tutte le altre birre. Quindi questa, oltre quel malto che c'è nelle birre normali, ne ha altri due tipi speciali di malto. Con una formula segreta, ovviamente, che non diciamo dobbiamo che svelare, anche perché la stessa è anche per un'altra birra, sì, quella da cruda. La cruda, che probabilmente verrà fuori per Natale. Speriamo. Insomma, siete riusciti a far fare pubblicità anche ai giornalisti, che generalmente insomma ci pensano due volte, però effettivamente questo è diventato un caso da un punto di vista economico, da un punto di vista sociale. La vostra è davvero una bella storia, tant'è che vi ha portato a farvi conoscere un po' in tutto il mondo. Sicuramente, anche perché abbiamo ordinativi da Nuova Zelanda, da Albania, Inghilterra, Belgio, Francia, dove ci sono tutti dei ristoratori emigrati fuori che richiedono i prodotti naturali della loro terra. E quindi insomma davvero avete il compito di portare Messina lì dove ci sono dei nostri concittadini che hanno magari investito. Sicuramente. Quindi diciamo, è una bella, uno scambio. Sì, perché sono i nostri ex concittadini che adesso lavorano fuori, che lavorano lì prettamente con la roba locale siciliana. Siccome i nostri prodotti piacciono in tutto il mondo, assieme magari ai prodotti culinari, ci sta anche il beverage siciliano, che sicuramente andrà fuori. E insomma, che dire, grande entusiasmo, un bilancio dopo questi due anni di grandi sacrifici. E effettivamente noi non ci aspettavamo che il popolo, il cittadino messinese fosse così solidale con noi. Infatti noi abbiamo fatto una piccola statistica, in un paio di giorni da quando è uscita la birra, nel giro di 3-4 giorni, in base alla birra che abbiamo venduto, ogni cittadino di Messina, considerando che siamo 250.000 e oltre, ha bevuto la nostra birra. Insomma, buoni propositi, probabilmente già tra qualche anno ci saranno anche delle assunzioni, da 15 potrete essere anche di più. Sicuramente, fra qualche anno qualcuno in più ci sarà in questa fase. Se continuate a farla così buona, certamente. E ormai è quella la ricetta. Anzi, potremmo andare a migliorarla semmai, perché quando uno fa una cosa nel tempo, poi facendola, trova dei piccoli accorgimenti che si migliora sempre, in tutto. Vabbè, in bocca al lupo. Grazie, grazie.